sicurezza aerea va con la persona direttamente interessata più i feriti più gravi. Primo mezzo che arriva, fascia gialla, assume temporaneamente la funzione di direttore dei soccorsi sanitari. Descrive alla sala operativa sommariamente la situazione. Direttore dei soccorsi cerca il responsabile vigile del fuoco e compone la catena di comando, il posto di comando avanzato. Direttore dei trasporti si prepara per l'arrivo di altri mezzi, direttore del triage inizia a analizzare la scena e dare riscontro al DSS che informerà le sale operative. Viene creata un'area verde dove mettono gli ellesi, verrà creata un'area sanitaria dove verrà trattato i pazienti più critici. Vigili del fuoco intervengono con il soccorso tecnico, cercando di garantire l'evacuazione e sicurezza dei feriti incarcerati, creando un contesto sicuro per gli operatori sanitari che devono intervenire. Arriva seconda automedica che si occuperà della gestione diretta dei pazienti più critici, medico, infermiere, autista, soccorritore. Direttore triage e le squadre API hanno assicurato e bonificato il pullman, garantiscono la sicurezza e permettono ai sanitari di salire e valutare eventuali feriti da evacuare. Insieme a loro e insieme al soccorso tecnico verrà scelta la modalità migliore per l'evacuazione. Durante tutte le manovre il direttore triage mette i braccialetti e assegna codici di gravità a tutti i pazienti.
figura che entra in campo quando riguarda Regione Lombardia è il CIM, il coordinatore incidente maggiore, viene inviato appena possibile, entra in supporto al direttore sanitario dei soccorsi, collabora nella gestione e evacuazione poi dei pazienti in accordo con le sale operative. Seguono operazioni di evacuazione dei pazienti, viene scelta la modalità migliore, in questo caso apertura del vetro. Mi chiudo qua. Psicologa dall'emergenza viene inviata per supporto agli illesi, ai parenti, e in qualunque caso anche questa da anche un supporto psicologico in questi contesti è sicuramente fondamentale. Beh, i treni allora gli va a casa, ma anche da noi la vogliono mandare dove sui accordo. Il fuoco non stanno creando un contesto di sicurezza. Non era neanche il rosso qui là. Appena il soccorso tecnico dichiarerà l'area sicura, i sanitari inizieranno a intervenire. In questo caso viene deciso di aprire la capote completamente per permettere un'evacuazione più agevole. Due feriti incarcerati sono stati liberati, dietro le tragedie assegna quindi i compiti per il soccorso. A bordo del bus restati vivi e quindi si può prendere tempo e occuparsi degli altri. Primo paziente valutato dal medico, si inizia il trasporto, l'evacuazione. Non
L'auto è stata completamente scappottata per agevolare l'uscita del secondo paziente, mentre sul pullman proseguono le operazioni di valutazione dei rimanenti pazienti. Anche se l'area è abbastanza circoscritta, è fondamentale una buona comunicazione radio tra le figure di coordinamento. Si tenga conto, lo scenario non è stato provato. Volevamo, al di là di si sapeva la dinamica ovviamente, ma tutto personale, e l'abbiamo fatto apposta, si è trovato di fronte a una situazione da improvvisare al momento. Thank you.
pure la gialla. Facciamo accomodare dietro le transenne per cortesia, grazie mille. Grazie. Gentilissimi. Sì, no, cosa?